Herobrine. Chiunque abbia giocato anche solo una volta a Minecraft sa lui chi sia. Il fratello morto di Notch, il fantasma di Minecraft. Lo potete chiamare come volete. Molti lo cercano ogni giorno, creando mondi su mondi appositamente soltanto per lui. Ma altri affermano di averlo visto o addirittura che lui li stia cacciando. Sono più di 10 anni inoltre che in ogni update di Minecraft spunta la scritta Removed Herobrine. Herobrine viene rimosso. Ma la sua storia la conosciamo tutti, allora perché Nova stai facendo questo video? Per rispondere a delle domande che negli anni sono state e continuano ad essere irrisolte. Chi è Herobrine? E soprattutto, Herobrine è veramente esistito? Benvenuti nel mistero irrisolto di Herobrine. Per rispondere alle domande sopra elencate, dobbiamo un attimo tornare indietro, al 2011. È una fredda notte d'inverno. Avvii un mondo di Minecraft, un videogioco appena uscito, per noia. Prendi i primi materiali, ti crei una piccola casa e vai in avventura nel mondo per delle nuove attrezzature. Il tuo PC non è dei migliori, infatti devi accontentarti di avere la nebbia. Ma ormai ti ci sei abituato. Entri in una grande e ampiosa foresta. È tutto normale fino adesso. Fino a che non vedi qualcosa che non dovrebbe esserci, un qualcosa di blu accanto ad un albero che piano piano svanisce prima che tu possa fare qualsiasi cosa. Ti giri un po' attorno e lo cerchi, ma quella figura non c'era più. Poteva essere qualunque cosa, uno zombie che è sopravvissuto alla notte sotto un albero, un blocco renderizzato male, un semplice glitch del sistema, era pur sempre una beta. Poteva essere qualunque cosa, ma è esattamente ciò che non poteva essere. Senza neanche essertene accorto, hai appena visto e hai appena avuto un contatto ravvicinato col mistero più grande della storia dei videogiochi, Herobrine. Sono passati più di 10 anni dalla sua origine e ormai è diventata una leggenda dimenticata che ci spaventò negli anni or sono. La sua storia è stata prima conosciuta da una parte ristretta dell'al tempo poca community di Minecraft, per poi, insieme all'esplosione del gioco, ampliarsi ovunque anche a quelli che non sapevano niente di cosa fosse Minecraft. Se vuoi unirti a me, in questo video percorreremo insieme tutto quello che Herobrine è stato, per poi alla fine capire se quel player con la skin di Steve, con gli occhi vuoti, sia veramente esistito. Se sei ancora qui, vuol dire che possiamo partire. Preparati i popcorn, perché sarà un bel viaggio. Questo è il mistero irrisolto di Herobrine. La storia di Herobrine in realtà iniziò prima di quanto voi possiate pensare, cioè nel 2010. Minecraft esisteva da solamente un anno e il gioco era proprio alle sue prime beta, con le sue prime migliaia di giocatori. Nell'agosto del 2010, in quell'estate, grazie anche al social YouTube, Minecraft cominciò a guadagnare molta popolarità ed esce la prima versione iconica, l'Alpha 1.1.0. Il gioco, magari un po' per la musica deprimente che aveva, magari un po' per l'ambientazione complessiva, comincia ad avere attorno a sé diverse leggende, tra cui avete capito. Siamo a circa metà agosto 2010. Un utente anonimo posta una singola immagine su 4chan, sulla sezione X del paranormale, con la sua piccola storia personale. L'immagine è chiaramente di bassa qualità, ma niente di impossibile da capire. Sembra un'immagine normale, niente di super strano, finché non notiamo che nell'angolo c'è una figura, un player, un giocatore. Senza occhi. Nel post la persona afferma che quel player lo stava stalkerando nel suo mondo in single player, creando delle modifiche nel mondo, delle piramidi di sabbia, dei piccoli tunnel nelle montagne, eccetera, eccetera. La persona ha postato lo screenshot su vari forum finché un utente di nome Herobrine non gli ha mandato una mail dicendogli semplicemente stop. Molti pensano Herobrine sia il fratello morto di Notch, sono sicuro che tutti sapete questa teoria che gira da sempre nelle creepypasta, ma in realtà è molto stupida come teoria. Ci sono varie teorie nel come questa immagine sia stata creata. Prima di tutto possiamo notare che la versione è la 1.0.16 e il multiplayer è stato aggiunto nella 1.0.15, proprio la versione precedente. Potrebbe aver semplicemente invitato un suo amico nel mondo e aver fatto questa foto per la creepypasta paurosa epica, modificando la default skin che magari aveva il suo amico di Steve, togliendogli semplicemente gli occhi e aggiungendoci del bianco.
oppure semplicemente usando un dipinto o una porta, ma parleremo meglio dei dipinti più tardi. Il motivo del nome Herobrine è sconosciuto e probabilmente rimarrà sempre così, visto che il creatore del post, nonostante il post sia sempre lì da 15 anni, non è mai stato identificato. Piano piano, con la creazione di mod riguardanti Herobrine, Herobrine si crea una lore non ufficiale sua, con i portali, i rituali per evocarlo. Ma vi ricordate la Failcraft con i blocchi d'oro per evocare Herobrine? Ecco, quelle storie sono tutte nate da questa Herobrine mod, creata circa nel 2012 da un utente di nome Bansty o una roba simile. Passano gli anni e nascono sempre nuove storie riguardanti Herobrine. E poi, dal 2013 in poi, la storia di Herobrine cominciano a svilupparsi più. Cioè, i video su esso si decimiplicavano ancora ogni anno, ma nuove cose, nuovi dettagli riguardanti la sua storia non uscivano. Quindi, fine della storia? Tecnicamente sì, ma no. Adesso entra in gioco Detective Nova. Sì, sono tornato dopo quasi un anno di assenza, per quella che fino ad ora è la mia investigazione più difficile: scoprire la realtà su Herobrine. Prima di tutto ho cercato di approfondire bene questo screenshot riguardante lo streamer, che nonostante fosse falso, visto che è quello che ha fatto nascere tutta la storia, magari può essere collegato alla vera origine di quel post di 4chan. Ma alla fine, dopo ore di ricerche, non ho trovato niente. Quindi, a sto punto, decido proprio di approfondire l'origine, il famoso post di 4chan. La mia domanda era: quale SID è stato usato per questo screen? Nonostante la domanda sembri semplice, la risposta non lo è. Consiglio, per capirne meglio, di vedere il video di questo youtuber americano Ant Venom sul SID di Herobrine, ovviamente se masticato un pochetto di inglese. In poche parole, queste persone sono riuscite a decifrare il codice del SID di Herobrine da quel poco che abbiamo visto in questo screenshot. Quindi abbiamo il SID di Herobrine. Ok, perfetto. Ora chiunque, tra cui io, possiamo ripercorrere il cammino fatto da quel giocatore di 4chan e possiamo subito notare una cosa: il luogo dell'avvistamento di Herobrine è molto lontano dallo spawn. E questo rafforza il fatto che Herobrine sia reale, perché se tu vuoi fare lo scherzo a 4chan, la creepypasta, eccetera, eccetera, prendi un posto molto vicino allo spawn. Tanto non puoi pensare che diventa un mistero globale e le persone scoprono il SID. Poi al tempo non era neanche possibile sapere un SID di Minecraft senza effettivamente averlo. Quindi lo faresti accanto a magari 20 blocchi, 30 blocchi di distanza. Invece dallo spawn, quel posto esatto è a circa 20.000 blocchi di distanza, dall'altra parte del mondo praticamente. E quindi ho camminato, che no, non è vero, mi sono teletrasportato. E possiamo subito notare il dettaglio che ci dirà tutta la verità su Herobrine. Lo screenshot, possiamo notare che un blocco nella montagna è mancante. Come ve lo posso spiegare? Nel mondo reale, meglio nel mondo del SID di Herobrine, c'è nella montagna un blocco verso quel posto dove sta Herobrine, ok? Però quel blocco nello screenshot non c'è. E voi direte: allora abbiamo l'ufficiale prova che Herobrine non esiste. Ma in realtà possiamo notare che sotto i piedi di Herobrine non c'è un blocco di terra, quella proprio che è appena uscita. C'è un blocco di terra verde. Quindi è probabile o che sia reale Herobrine e quello screen, o due, che abbiano aspettato giorni su Minecraft, visto che al tempo non credo esistessero così tanti comandi per saltare i giorni. Ma rimane il fatto che un blocco che tecnicamente doveva esserci nel mondo, nello screenshot non c'è, dimostrando così il fatto che Herobrine non è mai esistito. Due amici, probabilmente di 14-15 anni, che un giorno decidono di organizzarsi per fare uno screenshot da postare su 4chan, senza sapere che sarebbe lo screenshot più famoso di Minecraft e che avevano creato una leggenda. Che poteva essere qualsiasi cosa: poteva essere uno zombie che è sopravvissuto sotto un albero, poteva essere un blocco renderizzato male, e invece era Herobrine.